Popolo Sonero, amici di YouTube, benvenuti alla casa del Benzinero. Iscrivetevi al canale, like, mi raccomando, massimo sostegno al Benzinero. Voglio iniziare il video facendo per prima cosa gli auguri a Roberto Mancini, alla nostra nazionale. Siamo orgogliosi di voi, di quello che state facendo, di come state rappresentando l'Italia. Siamo la squadra che sta facendo il miglior calcio in assoluto assieme all'Inghilterra di tutto l'Europeo. Stiamo facendo emozionare una nazione intera. Io non vedo l'ora che arriva stasera, non vedo l'ora di vedermi la mia bella partita. Sarò strateso perché io ci tengo davvero tanto alla nazionale, quindi in bocca al lupo a tutti. Sono un po' arrabbiato oggi, ragazzi, perché vedo che ci sono, e per fortuna non tanti, troppi tifosi che vedono del marcio dappertutto. Non sono mai contenti. Cazzo, è incredibile, raga, quando vai sui social, su Instagram, su Facebook, e vedi sotto l'informazione data che Sandro Tonali si è decurtato lo stipendio, una cosa che dovrebbe unire tutti, che dovremmo essere tutti contenti, tutti orgogliosi del nostro giocatore, dovremmo fargli tutti i complimenti per l'amore che ha dimostrato nella nostra squadra. No, ho visto qualcheduno che ha scritto sotto e se l'è decurtato perché sa di avere fatto una stagione di merda e quindi per senso di responsabilità si è decurtato lo stipendio. Ho visto anche quello che ha scritto, ha capito il suo reale valore, guardate che autostima che ha il giocatore, complimenti. Ragazzi, non vi va mai bene nulla. Cazzo, sto ragazzo ha fatto un gesto di amore verso il Milan, ha capito ed è uno dei pochi calciatori in tutto il mondo che ha capito che quest'anno e l'anno scorso c'è stata la pandemia mondiale, ha capito le problematiche economiche non solo del Milan, di tutto il mondo del pallone e si è decurtato lo stipendio. Dovremmo essere tutti felici invece di fare ste cazzo di polemiche. E mettetevi il cuore in pace, voi che non amate Tonali, perché allora, prima cosa, vi voglio dare solo una notizia. Locatelli, il tanto ora amato Locatelli, quando aveva 20 anni era in panchina al Milan, a 21 giocava nel Sassuolo e non faceva sfaville, faceva fatica a ritagliarsi un posto nel Sassuolo. L'anno scorso ha fatto una buona stagione, mettendosi anche in mostra e facendosi vedere da Locatelli. Quest'anno ha fatto una grande stagione a 23 anni. Invece Tonali a 19 era titolare nel Brescia. A 20 ha giocato un botto di partite nel Milan. Dategli tempo invece di criticarlo sempre, perché per il momento il percorso che sta facendo Tonali è migliore del percorso che ha fatto Locatelli. Quindi, se poi vogliamo bruciarlo, se poi dobbiamo criticare a priori, se poi vorremmo avere giocatori di 19 anni già fenomenali, è un problema vostro. Non nostro che amiamo il nostro Tonali, il nostro Milan, la nostra squadra. Detto questo, mettetevi il cuore in pace perché per la gioia mia e di molti altri tifosi, Sandro Tonali ormai è quasi definitivamente un giocatore del Milan. Operazione che porta Tonali e il Milan verserà al Brescia altri 10 milioni dopo averne versati già 10 l'anno scorso, che portano la cifra 20. Più Holzer, ci priviamo di un ottimo giocatore perché secondo me Holzer è un ottimo giocatore della primavera, però abbiamo ricevuto il nostro bello sconto e abbiamo il nostro Tonali a titolo definitivo. Dovrebbe esserci sicuramente al ritiro dell'8 luglio. Raga, un'altra informazione, l'8 luglio ufficiale il Milan non farà gli allenamenti a porte aperte.
è stato detto ai tifosi di non venire a Milanello per la sicurezza, per il Covid, per le normative varate comunque dalla federazione, quindi anche la curva ha preso atto di questa cosa e non si presenterà al consueto ritiro del Milan. Quindi non fate cose di testa vostra perché tanto non vedreste i giocatori e perché rischiereste di prendere sanzioni. Sempre Forza Milan, Forza Italia stasera, ci si vede se riesco a fine partita, sempre Forza Grande Diavolo.